Prima di presentarti ti chiedo un commento sui capelli del tuo compagno. È imbarazzante. Ma è la prima volta che l'ho visto e sono rimasto un po' così mezzo scioccato per l'ananas che c'è in testa. Però che dobbiamo fare? Ha deciso così, teniamolo contento lui. Adesso passiamo alla parte seria. Nome? Alessandro. Andrea. Cognome? Salvi. Beduschi. Ruolo? Difensore, centrocampista, tutte e due. Difensore, centrale o esterno. Hai a disposizione 10 secondi per convincere il mister a farti giocare titolare. Bella domanda. Mister, mi faccia giocare, sono disperato. Mister, ho fatto mezzo campionato panchina, ho fatto una presenza, adesso da qua in poi devo giocare io, può più giocare lui, dai. E perché lui non dovrebbe giocare? Che è scarso, è scarsissimo. Mister, abbiamo visto le ultime prestazioni, c'è due sinistri, posto che un destro e un sinistro, quindi dai, meglio che giochi qualcun altro. Cosa gli ruberesti? Hai visto che non so, la macchina. Ma la risposta più, diciamo, più semplice sarebbe la velocità, però mi accontenterei anche del conto in banca. Chi tra i due è più mondano? Sicuramente lui. Sicuramente lui, perché io sono uno casa e campo d'allenamento, serio. Alla moda? Forse lui. Qua devo dire io, perché non per dei meriti suoi, ma per più merito mio. Professionale? Io. Ma lui sicuramente è un professionista vero. Casinista? Lui. Qua invece sono un po', devo ammettergli di essere più io casinista di lui. Descrivilo in tre parole. Ritardatario. Pigro. Esuberante. Ma sicuramente è troppo serio. Poi possiamo dire che è troppo preciso, puntiglioso. E poi non azzecca una diagonale, dai. Chi segnerà il primo gol quest'anno? Io. Ma sicuramente lui. Dai, facci un pronostico per domenica. No, visto che sono un po' scaramantico, non lo dico. Non voglio dirlo. Non posso dire di vincere perché porta sfiga, ma so che faremo una bella partita. Ci lasciamo con un saluto ai tifosi. Ciao tifosi, vi aspetto domenica allo stadio per sostenerci e per portarci in Serie B. Un saluto a tutti i tifosi dell'Albino Leffe e venite numerosi allo stadio a fare un po' anche di casino e ci divertiamo insieme.